La cosa principale è per noi la rivalorizzazione di una consegna culturale magno-greca, che è la scala musicale locrese che si studia in tutti i conservatori del mondo, per avere un punto di partenza come opportunità per creare un polo di scambio di arti e culture a livello internazionale. Ci saranno tutta una serie di attività aperte al pubblico e delle altre invece a porte chiuse, e tutto è coronato da una documentazione videocinematografica che sarà la finalizzazione del lavoro, quindi faremo proprio un documentario per parlare di questa puntata dell'Locrian Department, e mi auguro che possa avere una continuazione, perché credo che sia una vera operazione di valorizzazione del territorio. L'Locrian Department è questo, è un involucro dove praticamente l'espressività artistica si evolve giorno dopo giorno. Abbiamo sposato da subito questo progetto, presentatoci da Alessandra Laghenai e da Tommaso Marletti, il direttore artistico, proprio per la sua straordinarietà. Arte, musica, teatro, cinema. Oggi anche la presenza della dottoressa Infascelli dimostra quanto è importante questo progetto. Saranno loro che giorno dopo giorno spiegheranno alla popolazione in che cosa consiste. Noi lo abbiamo sposato perché si parla di arte, si parla di cultura, e lo si fa in questo territorio e soprattutto con i protagonisti di questo territorio.